Può Camilla battere Pokémon Platino? Dalla scelta di Gible fino alla vittoria alla Lega Pokémon. A 1000 mi piace, può Lance battere Pokémon Soul Silver? Vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Facendolo e ci mettete 2 secondi, permettete l'uscita di altri video come questo. E vi ringrazio infinitamente, mi raccomando. Come al solito, qualche piccola regola. Non posso usare cure in battaglia. Non posso evsare i Pokémon volontariamente nella maniera corretta. No scelta della natura e level cap al Pokémon più forte dei capopalestra e campione nel finale. Infine posso usare tutti i Pokémon di Camilla, compresi quelli che ad esempio ha Unima, ma che sono ottenibili in platino. Premesse fatte, iniziamo! L'avventura di Camilla inizia in quel di Due Foglie, dove, dopo aver conosciuto Barry, il nostro frizzante rivale in questa linea temporale, riceviamo il fedele compagno che combatterà al nostro fianco per tutta l'avventura. Gible! Barry sceglie Piplup e ci sfida. Dato che lui usa un paio di Ruggito, noi optiamo per Turbo Sabbia. Senza Miss non abbiamo possibilità di vincere. Fallisce diverse mosse. Azione mette fine al primo scontro di Camilla nella regione di Sinnoh. Controllando Gible ci accorgiamo di un problema. Ha degli IV penosi nelle statistiche che a noi servono di più, quali attacco e velocità. In altre parole, sarà davvero difficile da utilizzare fino a quando non si evolverà in Garchomp. Fortunatamente gli allenatori dei primi percorsi sono decisamente più scarsi di noi. Tutto sommato Gible se la cava alla grande, nonostante i 4 azioni per mandare che io un semplice Starly. Salendo di livello però arriva la svolta. Gible impara Ira di Drago. 40 PS fissi di danno nelle fasi iniziali del gioco ci permettono di one-shottare letteralmente chiunque. Arriviamo a Jubilopoli. Incontriamo Barry per dargli la mappa, affrontiamo i 2 allenatori all'interno della scuola Pokémon, che grazie ad Ira di Drago cadono ai nostri piedi, e completiamo la quest dei clown. Prima della nuova sfida contro il rivale, Camilla vuole aggiungere un nuovo Pokémon alla sua squadra. Saliamo quindi sul percorso 204. Dove, oltre ad affrontare tutti gli allenatori che provano in tutti i modi a mandarci al tappeto senza riuscirci, troviamo e prontamente catturiamo un Badiu selvatico. È ora della seconda sfida contro Barry. Sfida a senso unico. Starly usa Ruggito. Non importa, Ira di Drago prende il KO. Piplup non riesce nemmeno ad attaccarci. KO istantaneo. Ira di Drago manda al tappeto anche tutti i Pokémon dei vari allenatori presenti su questo percorso. Non avendo infatti paura di overlivellare per via della linea di XP lentissima, usiamo Gible allo sfinimento. Mineropoli ci accoglie e subito andiamo a cercare Pedro all'interno della cava. Una volta trovato, non ci resta che dirigerci prontamente alla prima palestra per ottenere la prima medaglia. Sfidiamolo! Geodude vs Gible. Usiamo Terrempesta per sfruttare la nostra abilità e aumentare quindi l'illusione. Geodude usa Levitoroccia. Ottimo, non ho intenzione di cambiare Pokémon. Ira di Drago lo mette KO. Entra subito il suo asso, Krenidos. Usa Fulmin Sguardo, dobbiamo stare attenti. Ira di Drago infatti non prende il KO. L'avversario ha poco più di 40 PS totali. Pedro però usa ingenuamente una pozione che lascia perfettamente in range di KO il suo Pokémon. Gible non si fa scappare l'opportunità. Dopo un pallido sassata, Onix, il suo ultimo Pokémon, viene mandato al tappeto. Camilla ha conquistato facilmente la prima medaglia di Sinnoh. Il nostro pensiero va subito a Martes, dato che Paragli sarà un osso duro da affrontare. Senza pensarci due volte, sconfiggiamo quindi le 2 reclute che stavano importunando Lucinda e il professor Rowan. Affrontiamo tutti gli allenatori in direzione impianto turbine per allenare la nostra squadra. E arrivati a Giardin Fiorito, prendiamo una grande decisione. Badiu deve evolversi in Roselia, asso nella manica per diverse delle successive lotte. Dopo aver quindi camminato per diversi minuti con Badiu in prima posizione all'interno della nostra squadra, assistiamo all'agognata evoluzione. Una volta annichilite tutte le reclute galassia, che non possono ancora in alcun modo contrastare il nostro Ira di Drago, si apre il sipario su Martes. Davanti a Zubat entra Roselia. Morso non ci fa flinciare,
paralizzante entra. Prendiamo il momentum. Switchiamo su Gible, che subisce un morso da soli 8 PS. Usiamo Levito Roccia per fare qualche danno all'arrivo di Paragli. Entra un altro morso avversario. Switch nuovamente su Roselia per evitare un'eventuale tossina. Entra la Par. Usiamo Parassiseme. Abbiamo posizionato tutte le pedine per boostarci tranquillamente con crescita. Andiamo a più 6 di attacco speciale. Dopodiché mandiamo KO l'ormai esausto Zubat avversario. Abbiamo 33 PS. Entra Paragli. Dobbiamo resistere bruciapelo e un'altra mossa. Finta critta. Roselia è al tappeto. Graffio fa 15 PS a Gible. Si attiva la nostra bacca arancia. Due Ira di Drago non lasciano scampo a Paragli. Martes è stata sconfitta. Prima di addentrarci nel bosco facciamo una nuova importantissima cattura. Entra a far parte della nostra squadra Shellos. Siamo felicissimi. Gastrodon è un Pokémon formidabile. Il bosco Evopoli a volte può essere particolare da affrontare. Sottovaluto i due fantallenatori che con due intro forza quasi pescano il KO su Gible. Switcho prontamente in Roselia e concludiamo agilmente la battaglia. Arrivati a Evopoli, Camilla incontra Camilla. Dopo questo particolare incontro, un solo pensiero pervade la nostra mente: conquistare la seconda medaglia. In principio non avevamo una strategia chiara per la palestra di Gardenia. Insomma, Gible batte facilmente i Pokémon delle varie allenatrici a protezione della capopalestra, ma quest'ultima ci mette un po' d'ansia. Questo fino a quando non pensiamo di usare Roselia con crescita. La sua lead è Turtwig. Non possiamo né utilizzare paralizzante né tantomeno parassiseme, ma possiamo boostarci con crescita. Lui usa riflesso, inutile. Foglie lama ci fa pochissimo. Andiamo facilmente a più 6 in attacco speciale. Siamo messi molto bene. Mega assorbimento non prende il KO per pochi PS. Meglio, perché Gardenia spreca la super pozione e prima del KO su Turtwig finisce la luce solare intensa. Entra Cherrim, che come prima mossa usa salvaguardia. Mega assorbimento fa un ottimo 80%. Foglia magica ci fa solamente 4 PS. Noi prendiamo agilmente il KO. Ecco Rosraid, il suo asso. Il suo foglia magica ci fa a malapena 12 PS con un brutto colpo. La vittoria è ormai nelle nostre mani. Serve solo qualche turno per mandarlo al tappeto. Non facciamo infatti molti danni e ha una bacca cedro assegnata. È solo una questione di tempo. Arriva il KO. La seconda medaglia di Sinnoh è nelle tasche di Camilla. Prima di pensare alla terza medaglia, dobbiamo in primo luogo sgominare il Team Galassia proprio ad Evopoli e in secondo luogo ottenere un nuovo Pokémon della campionessa. Andiamo con ordine. Le reclute, come al solito, vengono facilmente annientate. Ora servono un paio di Ira di Drago e non più uno, ma nessuno dei loro Pokémon è in grado di farci qualcosa. Un Kadabra di Erla tutta rischia di mandarci KO. Rimaniamo con 3 PS prima di mandarlo al tappeto. Detto questo, Skuntank ci fa un po' meno paura di Paragli, ma dobbiamo comunque stare attenti. Inizia la battaglia con Jovia. Gible si prende cura di Zubat. Ira di Drago lo lascia pochi PS. Attacco d'ala, però, ci fa un danno discreto. Arriva senza problemi il nostro KO. Contro il suo asso, debutta Shellos. Subiamo uno stridio. Il nostro pantano bomba droppa la sua precisione. Notte Sferza ci manda direttamente al tappeto. Ma va bene così. Shellos ha fatto il suo. Entra il nostro Roselia. Paralizziamo subito. Mettiamo anche Parassiseme e subiamo uno stridio. Mega assorbimento non fa molto, ma fa consumare la bacca all'avversario. Notte Sferza ci manda 3 PS. Grazie a Parassiseme recuperiamo qualche PS. Skuntank viene consumato da Parassiseme e Mega assorbimento, mentre fallisce i suoi attacchi. Prendiamo il KO. Otteniamo finalmente l'uovo che stavamo agognando, quello di Togepi. Non abbiamo fretta in questo momento del gioco. Ci mettiamo quindi subito in sella la nostra bici e piano piano portiamo Togepi all'amicizia massima fino a farlo evolvere in Togetic. Non ve l'ho ancora detto, ma abbiamo una grandissima abilità su questo Pokémon, Leggiadro. A fronte di una fortuna, però, arriva una sfortuna. Il nostro Pokémon è lentissimo, 0 IV in speed, e non posso evsarlo volontariamente. Togekiss con Eterelama sarà quindi molto forte solo in parte. Comunque, abbiamo i Pokémon praticamente al cap della palestra di Fanny. Devo quindi evitare la maggior parte degli allenatori prima di Kuoripoli. Affronto qualcuno con Shellos che era rimasto indietro, ma per il resto non affrontiamo grandi battaglie. L'incontro
incontro con Sirius nel Monte Corona è sempre magico, soprattutto se immaginiamo di essere Camilla. Dal karateka, situato poco prima dell'ingresso per Cuoripoli, otteniamo la roccia anima. Dovremo catturare Spiritomb, ovviamente. Senza né se né ma, dopo aver raggiunto la mamma e aver parlato con Fanny all'arena, ci dirigiamo in palestra. Anche qui evito molti degli allenatori, ma ho giusto il tempo di capire che Togetic sarà inutile fino all'evoluzione in Togekiss. Metronomo ci ha comunque fatto molto ridere. Blocchiamo nel mentre l'evoluzione di Gigabyte in modo tale che possa imparare Dragartiglia ad un livello inferiore. Fanny è abbastanza pericolosa per noi, ma Camilla non ha paura di niente. Affrontiamola. Duskull vs Roselia. Siamo più veloci, lo paralizziamo. Entra la Par. Duskull evita Parassiseme e usa Divinazione. Entra Parassiseme, entra anche la Par. Ci scotta con Fuoco Fatuo. Non importa, siamo attaccanti speciali. Divinazione ci fa pochissimo, decido quindi di boostarmi con Crescita. Furtivombra attiva la nostra Baccarancia. A più 4 mi sento pronto per prendere il KO con Giga Assorbimento. Haunter ci porta a 16 PS con Sbigo Attacco, ma Giga Assorbimento non gli lascia scampo. Va KO e noi recuperiamo moltissimi PS. Entra paralizzante su Miss Magius. Psicoraggio più Scottatura ci mandano al tappeto. Roselia ha svolto egregiamente il suo lavoro. Ira di Drago fa attivare la Baccacedro nemica. Miss Magius ci confonde con Stordiraggio. Switch in Togetic, che annulla Palla Ombra. Metronomo pesca Oscuro Tuffo. Per pochissimo non prendiamo il KO. Fanny cura. Togetic non pesca nient'altro di utile e va al tappeto. Rientra Gible, che con due Ira di Drago prende finalmente il KO su Miss Magius. La terza medaglia di Sinnoh risplende nelle mani di Camilla. È il momento di una nuova sfida contro Barry. Shellos vs Staravia. Usa doppio team. Colpiamo comunque con Idro Pulsar. Lui switcha su Roselia. Noi il turno dopo su Togetic. Usiamo Sbadiglio e con Metronomo poi peschiamo tre colpi di Sfuriate. Switchiamo entrambi. Lui in Primplup, noi su Gible. Bollaraggio ci fa metà vita esatta. Il nostro Ira di Drago un buon 65%. Gible agisce per primo grazie a Rapidartigli, strumento che aveva assegnato da un po' di tempo. Prendiamo in questo modo il KO sull'avversario. Rientra Staravia, rientra Shellos. Attacco d'ala non ci fa moltissimo. Idro Pulsar invece lo lascia a pochissimi PS. Barry switcha di nuovo. Entra Roselia, che viene confuso da un nostro Idro Pulsar. Switcho sul nostro Roselia. Una lotta all'insegna degli switch. Barry switcha. Entra Ponyta sul nostro Gigassorbimento. Rientra Shellos. In sua azione pesca un brutto colpo. Il nostro Idro Pulsar lo lascia ad un PS. Barry switcha sul suo Roselia, che però questa volta non resiste il nostro Idro Pulsar. Va al tappeto. Gible, dopo aver subito un attacco d'ala, manda KO Staravia con Ira di Drago. Shellos conclude la lotta con un Idro Pulsar su Ponyta. È stata decisamente una delle battaglie più particolari che abbia mai avuto contro il rivale di quarta generazione. Devo ammetterlo. Dopo aver imparato Dragartigli, possiamo finalmente permettere a Gible di evolvere. Gigabyte. Ora sarà finalmente in grado di fare qualche danno in più anche senza l'utilizzo di Ira di Drago. È arrivato il momento di ottenere uno dei Pokémon più iconici di Camilla, Spiritomb. Dopo aver inserito la roccia anima nel pozzo e aver incontrato gli allenatori nei sotterranei, sentiamo il suo verso. Spiritomb è davanti a noi. Non ci facciamo scappare l'opportunità, lo catturiamo il prima possibile. Il percorso 215 è uno di quelli che ricordo con più piacere. Non chiedetemi il perché, ma per me è iconico. Comunque, l'appena evoluto Gigabyte riesce tramite Dragartiglia a mettere KO praticamente tutti i Pokémon degli allenatori, conducendoci senza problemi a Rupepoli, sede della quarta palestra Pokémon. Marzia ci attende. Mettiamo Spiritomb in squadra. A Ipnosi e Mangiasogni. Contro i tipi lotta ci torneranno utili. Contro i Karateka abbiamo vita facile proprio grazie alla combo di mosse prima citate. Anche se due Machok mi colgono completamente alla sprovvista. Il primo usa Preveggenza, permettendo al secondo di colpirmi con Colpo Basso. Spiritomb ovviamente non regge. A parte questo piccolo inconveniente, Shellos si evolve in Gastrodon. Marzia è proprio davanti a noi. Sfidiamola. La sua lead è Meditite, la nostra Spiritomb.
Rocciotomba ci critta. Noi falliamo ipnosi. Di nuovo brutto colpo di Rocciotomba. Ipnosi fallisce un'altra volta. Devo switchare su Gabite. Settole levito roccia. Assorbi pugno. Ci fa diversi danni. Dragartigli lo porta ad un 60%. Prendiamo il KO. Ma nel mentre rimaniamo con soli 22 PS. Entra il suo asso, Lucario. Gastrodon regge bene la sua mossa. E con Pantano Bomba fa un ottimo 75%. Palmo Fuoco. Forza questa volta ci toglie diversi PS e ci paralizza. Gastrodon però è più forte. Pantano Bomba prende il KO. Machoke, il suo ultimo Pokémon, viene paralizzato da Roselia. Dopodiché un brutto colpo di Giga Assorbimento prende istantaneamente il KO. Camilla ha ottenuto, nonostante una lotta all'insegna della sfortuna, la quarta medaglia della regione di Sinnoh. È quindi a metà del suo viaggio. Aiutiamo Lucinda a sconfiggere le due deboli reclute del Team Galassia. Dopodiché fissiamo il nostro prossimo obiettivo. Sconfiggere Omar. Niente infatti ci impedisce di dirigerci subito a Pratopoli e sfidarlo. Dobbiamo solamente affrontare i percorsi 214 e 213. Gastrodon fa strage di allenatori, mandando KO la maggior parte dei Pokémon in questo percorso. Anche Gabite si fa valere sconfiggendo intere squadre completamente da solo. Per esempio quella del cerca Pokémon, o anche quella composta da soli Wormadam, famosissima. Il nostro semi leggendario li annichilisce tutti. Arriviamo a Pratopoli e, ignorando completamente qualsiasi altra distrazione, ci dirigiamo in palestra. Barry ci ferma poco prima di entrare. Vuole sfidarci? Accontentiamolo. Spiritomb con onda shock gestisce molto bene Staravia. Subiamo dei danni da attacco d'ala, ma la seconda mossa elettro ignora ovviamente il suo doppio team e prende il KO. Primplup con Bollaraggio prende l'ennesimo brutto colpo contro Spiritomb. Onda Shock, al contrario, non fa moltissimo. Switch su Gastrodon. Bollaraggio ci fa una trentina di PS. Ne subiamo ben due prima di assestare il nostro Pantano Bomba. Con 9 PS rimanenti, mandiamo al tappeto il fedele compagno di Barry. Gabite annienta Roselia con due potenti dragartigli e fa la stessa identica cosa contro Ponyta, concludendo così agilmente lo scontro con il rivale. Entriamo in palestra. Roselia e Spiritomb sono la coppia vincente. Roselia si è infatti occupato di tutti i Pokémon monotipo acqua o acqua terra. Spiritomb invece ha combattuto ad esempio contro Gyarados e Pelipper. Il duo macina vittorie su vittorie, conducendoci a Omar che, senza pensarci due volte, accetta la nostra sfida. Gyarados vs Spiritomb. Prepotenza non ci tange. Cascata fa ingenti danni, ma non flinciamo. Onda Shock fa un 80%, non prende il KO. Devo sacrificare un Pokémon per far entrare safe Gabite. La scelta ricade su Togetic, che dopo due cascata va al tappeto. Gabite entra e con Dragartigli manda finalmente KO Gyarados. Entra Gastrodon per tenere a bada Flotel. Sgranocchio fa quasi una cinquantina di PS. Io uso corpo scontro per cercare la par. Facciamo pochi danni e non paralizziamo. Un altro Sgranocchio ci lascia 32 PS. Corpo scontro non paralizza di nuovo, ma lascia l'avversario esattamente a metà vita. Acquagetto mette al tappeto Gastrodon. Entra Roselia. Deve reggere Gelodenti. 9 PS rimanenti. Giga Assorbimento non lascia scampo all'avversario. Quagsire è una preda facilissima per Roselia. Siamo più veloci. Giga Assorbimento per 4. Annienta l'avversario. Camilla ha ottenuto la quinta medaglia di Sinnoh, in men che non si dica. Inseguiamo e battiamo la recluta del Team Galassia senza che possa minimamente scalfirci e siamo pronti ad imboccare il percorso 210 in direzione Memoride. Memoride che ci riserverà una grande sorpresa. Se infatti il percorso procede senza troppi intoppi, nonostante qualche miss qua e là, perché ho voluto affrontarlo con la nebbia, non possiamo dire la stessa cosa della lotta contro Cyrus in città. Il suo team annichilisce il nostro. Sneasel arreca più danni del previsto con Gelopugno e, una volta superato, Markrow prende tutti i KO mancanti come se niente fosse. Ci sbattiamo la testa per diversi minuti. Dopodiché Gastrodon con Pantano Bomba fa un 35% a Sneasel. Sneasel fortunatamente non usa Gelopugno. Il secondo Pantano Bomba porta in zona gialla. Gelopugno ci toglie un 35%. Resistiamo l'ultima mossa ghiaccio avversaria e prendiamo il KO. Golbat fallisce Super Suono. Onda Shock di Spiritomb fa un 45%. Fallisce di nuovo Super Suono. Lo lasciamo con una manciata di PS. Cyrus cura, ma il destino è scritto.
Altri tre Ondashock prendono agilmente il KO. Davanti a Markro entro con Togetic. Abbiamo fascino. Lo usiamo tre volte prima di andare al tappeto. Ottimo. Entra Spiritomb. Ombra notturna svia fascino e lascia Spiritomb con soli 16 PS. Ondashock fa attivare la bacca nemica. Markro torna a metà vita. Dopo il KO su Spiritomb entra Gabite per finire il lavoro con Dragartigli. Cyrus è stato un osso duro del tutto non previsto in questo momento del gioco. Camilla ora è però più infuocata che mai. Vuole assolutamente ottenere la sesta medaglia. Anche se prima ha un compito da svolgere. Ottenere un altro dei suoi iconici Pokémon, Riolu, e quindi Lucario. A Canalipoli veniamo però interrotti da Barry, che ci propone una nuova sfida. E perché non accettare? Spiritomb vs Staraptor. Usa doppio team. Ovviamente noi Ondashock proprio per eludere questa sua mossa. Facciamo un ottimo 70%. Aereo Assalto ci toglie 30 PS. Noi prendiamo facilmente il KO. Heracross con Notte Sferza ci toglie una ventina di PS. Lo addormentiamo con Ipnosi. Questo ci permette di colpire facilmente tre volte con Palla Ombra fino a mandarlo al tappeto. Entra Empoleon. Bollaraggio ci toglie diversi PS, ma il nostro Pantano Bomba decisamente di più. Resistiamo un'altra sua mossa acqua e prendiamo il KO sull'asso del rivale. Togetic con Volo, nonostante l'irrisorio attacco fisico, lascia Roserade con pochissimi PS. Dopo esserci svegliati da un melo d'erba, basta un altro volo per prendere il KO. Rapidash, il suo ultimo Pokémon, viene addormentato da Sbadiglio e messo KO con tre mosse successive, sempre da Togetic. Giunti sull'isola ferrosa, ovviamente esploriamo la caverna, battiamo gli allenatori e annientiamo le due reclute del Team Galassia insieme a Merisio. Proprio questo fantomatico personaggio ci consegna l'uovo di Riolu. Nella grotta prendo anche una pietra brillo che ci permetterà di evolvere seduta stante Roselia in Roserade. Senza perdere tempo schiudo l'uovo e inizio a camminare come se non ci fosse un domani per aumentare l'amicizia di Riolu. Dopo diversi minuti finalmente si evolve il Lucario. Proprio grazie a lui affrontiamo più spensieratamente la palestra. In combo con Gastrodon, infatti, gestisce tutti gli allenatori prima del capo palestra. Questo duo non lascia scampo a nessuno. In men che non si dica, ci troviamo davanti a Ferruccio. Non esitiamo a sfidarlo. Magneton vs Gastrodon. Tripletta ci fa una quarantina di PS. Pantano Bomba annienta il Pokémon avversario. Siamo più veloci di Steelix. Surf annichilisce anche il secondo Pokémon del capo palestra. Bastiodon, il suo asso, resiste giusto un turno in più. Surf, infatti, fa un 70%, attivando la baccacedro avversaria. Lui usa provocazione. Inutile. Il turno successivo, con un brutto colpo, va al tappeto. Camilla, grazie al suo Gastrodon, ha ottenuto facilmente la sesta medaglia di Sinnoh. Ai laghi sta succedendo qualcosa, il Team Galassia sta creando problemi. Il primo che andiamo a sfidare è Saturno. Il suo Golbat viene gestito da Spiritomb. Subiamo tossina e morso prima di prendere il KO. Niente di che. Bronzor viene annientato da due surf di Gastrodon. Toxicroak non resiste nemmeno due mosse del nostro potente Pokémon. Pantano Bomba prende il KO agilmente. Ora tocca a Martes e il suo Paragli. Questa volta non ci fa per niente paura. Il suo Golbat subisce la stessa identica sorte di quello del collega, andando KO senza che Spiritomb ne risenta troppo. Paragli usa bruciapelo su Lucario, attivando Cuor Deciso del nostro Pokémon. Palmo Forza lascia l'avversario con una manciata di PS e Paragli. Recupera sì qualche PS grazie alla bacca cedro, ma un secondo palmo forza conclude l'1v1. Bronzor non resiste un paio di palla ombra di Spiritomb. Ora che due dei tre laghi sono salvi, possiamo dirigerci a Nevepoli. E qui arriva una delle catture più faticose dell'intera storia Pokémon. Camilla possiede infatti un Milotic. Dobbiamo catturare un Feebas. Quattro tiles in mezzo ad un laghetto all'interno del Monte Corona. Usiamo la tecnica che si usava anni fa proprio in Pokémon Platino. Pescare in ogni singolo tile seguendo le linee orizzontali. Con tre tentativi per ciascuno abbiamo un'alta probabilità di pescarlo una volta trovato il giusto tile. Può capitare con tre tentativi di non trovarlo? Ovvio, è un gioco di probabilità. È stato faticoso?
Decisamente sì, l'abbiamo trovato dopo 2 ore complessive di ricerca. Anche perché questi tiles cambiano giornalmente, rendendo il tutto ancora più difficile. Ottenuto Phoebus, abbiamo comprato i Puffin secchi al piano inferiore del centro commerciale di Rupepoli e, maxata la sua bellezza, assistiamo finalmente all'evoluzione in Milotic. Facciamo sosta a Cuoripoli, qui da Bebe otteniamo un Eevee. Tra poco infatti viaggeremo verso Nevepoli e durante il tragitto potremo ottenere Glaceon. Imbocchiamo il percorso 216. Ad attenderci ci sono diversi sciatori. Qui fa un ottimo lavoro Lucario, che ovviamente contro i tipi ghiaccio se la cava più che bene. Durante l'escursione incontriamo Marzia, otteniamo Scalaroccia e ci imbattiamo nella pietra necessaria per far evolvere Glaceon. Ecco che un nuovo Pokémon entra a far parte della nostra squadra. Arrivati a Nevepoli non abbiamo nient'altro da fare se non sfidare Bianca. Ci imbocchiamo le maniche, la lotta ha inizio. Sneasel è una preda facilissima per Lucario, che con un semplice palmo forte prende il KO e quindi il momentum. Piloswine vs Gastrodon. Terremoto avversario ci toglie un bel quantitativo di PS. Il nostro Surf, d'altro canto, prende direttamente il KO. Lucario rientra e con un potentissimo Zuffa lascia da Bomasnow giusto il tempo di mettere i piedi in campo. Annichilito. Per Frostless entra Milotic. Lui usa doppio team ed è anche sotto grandine. Sarà difficile da colpire. Ma non per Milotic. Surf entra, togliendo un buon 40%. Lui usa palla ombra, togliendoci una quarantina di PS. Io uso pioggia danza. In questo modo tolgo la grandine nemica e diminuisco l'illusione del Pokémon avversario. In secondo luogo, aumento la potenza di Surf. Proprio grazie a questa giocata, la nostra successiva mossa prende il KO. Bianca è stata sconfitta. Camilla freme dalla voglia di ottenere l'ultima medaglia. Abbiamo un paio di cose da fare. Prendere geloraggio sul percorso 216 e farlo imparare a Milotic in previsione della Lega Pokémon. In secondo luogo prendere un'altra pietra brillo, questa volta sul percorso 210 e tramite scala roccia. Finalmente Togetic si evolve in Togekiss. Manca solo Garchomp per completare il team di Camilla. Prima di dirigerci da Corrado, però, dobbiamo assolutamente impedire a Cyrus di coinvolgere tutto il mondo nei suoi piani. Togliamoci subito il dente. Tutte le reclute vengono tranquillamente battute senza alcun tipo di problema, sia quelle all'interno del rifugio galassia sia quelle sul cammino per arrivare in cima al monte corona. Quindi prima lotta contro Cyrus nell'edificio galassia. Lucario si prende cura di Sneasel, subiamo uno strivio ma Zuffa non lascia scampo al Pokémon avversario. Milotic con gelo raggio toglie un ottimo 55% ad Dunscrow, attivando così la sua bacca. Subiamo però lo stesso identico danno e non abbiamo la bacca. Rischio con Milotic. Geloraggio lascia una manciata di PS all'avversario. Andiamo al tappeto per colpa di Perforbecco. Gastrodon subisce un 50% dall'attacco nemico, ma conclude grazie a Surf. Spiritomb vs Crobat. Morso ci fa tentennare. Si attiva Rapid Artigli. Onda Shock toglie a malapena un 30%. Morso ci fa tentennare di nuovo. Il turno dopo, però, assestiamo ipnosi. Switcho quindi in Togekiss e con 2 Tele Lama prendo il KO sul Pokémon avversario. Ci vediamo nel mondo distorto, Cyrus, e saremo ancora più preparati. Saturno è molto più debole. Geloraggio di Milotic toglie un 80% a Golbat, il turno successivo lo manda al tappeto. Bronzor va KO grazie a 2 palla ombra di Spiritomb, che supera la confusione subita dalla precedente mossa nemica. Breccia di Toxicroak toglie un 80% a Gabite. Fossa non prende il KO e attiva la sua bacca. Switcho quindi su Togekiss, che dopo aver subito un Breccia e un Velen Puntura con 30 PS assesta le Tele Lama finale. Camilla non ha tempo per fermarsi a pensare, deve dirigersi in cima al Monte Corona. Arrivata sulla vetta Lancia è costretta a sfidare in doppio insieme a Barry, Giovia e Martes. I loro 2 team vengono annientati, non riescono più a tenerci testa. La vera minaccia, Cyrus, è stata portata all'interno del mondo distorto da Giratina in persona. Ci tuffiamo anche noi insieme all'altra Camilla. Dopo aver superato il puzzle, Gabite si evolve in gara. Garchomp, e con il nostro asso al nostro fianco è il momento di sfidare la minaccia più grande per Sinnoh. Houndoom usa Nero Pulsar, togliendoci una 60ina di PS e facendoci tentennare. Usa Fuoco Fatuo, inutile, Surf lo lascia con una manciata di PS. Cyrus cura, io nel mentre uso Surf. Nero Pulsar ci lascia 11 PS, ma Gastrodon prende il KO.
per poi andare KO a sua volta per via della scottatura. Per Gyarados entra Spiritomb. Resistiamo cascata con un PS e assestiamo ipnosi. Due onda shock mandano al tappeto una delle minacce più grandi di Cyrus. Garchomp fa il suo debutto. Con Drago Artigli fa poco più di metà vita ad Unshcrow e regge benissimo il suo perforbecco. Il turno successivo il nostro drago prende il KO. Weavile usa bruciapelo su Lucario, aumentandoci la velocità. Ora siamo più veloci di lui. Zuffa non gli lascia minimamente scampo. Crobat, il suo ultimo Pokémon, entra Milotic. Veniamo confusi da Stordiraggio e ci colpiamo da soli. Velenocroce ci critta e ci avvelena. Entra Geloraggio che toglie un 70%. Rimaniamo con 6 PS dopo un altro Velencroce. Geloraggio conclude lo scontro. Cyrus è stato battuto, la regione di Sinnoh e il mondo intero sono salvi. Camilla cattura Giratina, la giusta ricompensa per un'allenatrice di questo calibro che ha appena compiuto una grande impresa. Ad Arenipoli parliamo con Corrado Alfaro e risvegliamo in lui il fuoco che da tempo aveva perso. La sua sfida, però, è stata completamente a senso unico, soprattutto perché abbiamo insegnato terremoto al nostro asso, Garchomp. Contro il suo Jolteon entra Lucario. Ci paralizza con Tuononda. Nessun problema. Osso Raffica colpisce ben 4 volte e manda al tappeto il primo Pokémon di Corrado. Raichu non è in grado di resistere il potente terremoto del nostro Garchomp. KO. Luxray ha Gelodenti nel moveset. Switchiamo su Gastrodon. Sgranocchio ci fa una 40 di PS. Pantano Bomba un ottimo 70%. Dopo aver fallito un Pantano Bomba e aver subito circa altri 80 PS dagli attacchi nemici, assestiamo il colpo finale. Electivire, impaurito dal nostro semileggendario, utilizza un pallido attacco rapido. Terremoto annienta l'asso del capopalestra. L'ottava e ultima medaglia di Sinnoh consente a Camilla di sentirsi già una delle allenatrici più forti della regione. Con un team del genere la via vittoria è stata una delle più facili di sempre. Copriamo praticamente tutti i tipi e nessun avversario ha veramente scampo contro di noi. Siamo quindi davanti all'imponente Lega di Sinnoh. Poco prima di entrare Barry vuole un'ultima sfida. Vuole decretare l'allenatore migliore tra i due. Milotic con Geloraggio non manda al tappeto Staraptor per pochissimi PS. Con retromarcia switcha su Roserade. Noi entriamo con Togekiss e dopo aver subito un crit da velenpuntura sfioriamo il KO con Etere Lama. Melodherba ci addormenta. Con 17 PS rimanenti ci svegliamo e mettiamo fine a questo 1v1. Heracross è più veloce del nostro Togekiss. Prende il KO. Milotic con Geloraggio fa pochissimi danni e dopo un altro attacco nemico va al tappeto per via di frana. Entra Garchomp. Dragartigli prende il KO sull'avversario. Glaceon finisce il lavoro su Staraptor in men che non si dica. Con gelo scheggia. Il terremoto di Garchomp annienta Rapidash prima che possa sferrare un singolo attacco. Lucario con assorbi pugno fa un 50% a Snorlax. Terremoto ci lascia con soli 24 PS. Mazuffa manda al tappeto l'ultimo Pokémon di Barry. Siamo ufficialmente più forti del rivale. Camilla è ufficialmente pronta per la sfida finale. Che il climax abbia inizio. Aaron, i suoi coleotteri non ci fanno paura. Lidiamo con Garchomp per mettere Levito Roccia. Utilissime qui. Lui usa doppio team. Il turno successivo usa retromarcia. Entra Drapion, il suo asso, che subisce Dragartigli e che deve quindi ricorrere dalla sua baccacedro. Siamo più veloci. Terremoto lo manda al tappeto, come se nulla fosse. Heracross fallisce pietrataglio su Togekiss, che coglie l'occasione al balzo con Etere Lama, prendendo il KO al primo turno. Vespiquen prende metà vita di danno da Levitoroccia. Etere Lama conclude il lavoro. Anche Yanmega prende metà vita da Levitoroccia. E anche questa volta Etere Lama pulisce il campo di battaglia. Lanciafiamme non lascia ovviamente scampo a Scizor, che viene messo KO al primo turno. Il team di Aaron non ha minimamente impensierito quello di Camilla. Prossima Super 4. Terry e i suoi Pokémon di tipo terra sono una preda facile, almeno sulla carta. Whiskash vs Roserade, un potente gigassorbimento, mette le cose in chiaro, siamo più che pronti. KO in un colpo. Glaceon prova geloscheggia su Gliscor, ma il nostro attacco fisico è scarsissimo, quindi facciamo un 40%. Terremoto ci fa solamente una 50 di PS. Vento gelato, speciale, prende ampiamente il KO sull'avversario. Geloscheggia fa un 20% scarso su Golem. Terremoto ci manda al tappeto. Entra Milotic, che con Surf non lascia via di scampo al nemico. Rhyperior non resiste minimamente il nostro potente Surf. KO in un colpo. Hippowdon invece riesce a resistere con sì e no 5 PS e usa Sbadiglio. Carry cura.
noi usiamo un altro surf. Dopo diversi turni in cui non ci svegliamo, switcho su Garchomp, che subisce un terremoto da molti PS. Ma Dragartigli mette fine agilmente allo scontro. Perry, la seconda Super 4, è stata sconfitta. Vulcano e le sue fiamme fanno paura? A Camilla assolutamente no. Houndoom viene mandato KO al primo turno da terremoto di Garchomp. Mettiamo subito le cose in chiaro. Il nostro semileggendario è pronto ad annichilire completamente il team avversario. Terremoto, KO su Magmortar. Rapidash ovviamente non resiste alla nostra potentissima mossa. Flareon può farcela? Ovviamente no, KO in un colpo. Nemmeno Infernape è in grado di fermarlo. Il suo ultimo Pokémon è già al tappeto. Vulcano annientato da Camilla. Qui commetto una leggerezza e perdiamo la prima lotta contro Luciano. Bronzong, boostato da Calmamente e curato dal Super 4, mette al tappeto Garchomp, che non può utilizzare Terremoto vista l'abilità nemica. A catena cade tutto il resto del team, con Gallade che sferra il colpo di grazia. Camilla è infuocata, non accetta che le cose finiscano così. Garchomp con Sgranocchio mette subito KO Mr. Mime. Anche Espeon non è in grado di reggere la nostra mossa. Per Bronzong questa volta entra Spiritomb. Lui usa Calmamente, no ipnosi. Entra. Palla ombra fa solo un 25% visto il boost avversario in difesa speciale. Bronzong si sveglia e usa un altro Calmamente. Palla ombra non droppa le difese. Lui usa Terremoto, a noi entra nuovamente ipnosi. Due palla ombra prendono agilmente il KO. Gallade con pietra taglio fa 124 PS a Togekiss. Con Etere Lama attiviamo la sua bacca, torna a vita verde. Andiamo al tappeto, non missa pietra taglio nemmeno una volta. Entra Garchomp, Sgranocchio lo porta in range di kill da Terremoto. Dopo un Fendifoglia prendiamo il KO con la nostra mossa. Alakazam con Psichico mette al tappeto il nostro drago. Entra però Milotic, che con due surf mette fine allo scontro nonostante gli ingenti danni nemici. Luciano è stato decisamente più tosto, ma è stato sconfitto. Camilla è pronta alla sfida finale. Camilla affronta il suo paradosso in una lotta all'ultimo respiro. Non esitiamo, dobbiamo vincere il titolo di campionessa anche noi. Davanti a Spiritomb, Roserade. Dobbiamo paralizzarlo. Falliamo la mossa. Psichico ci fa quasi un'ottantina di PS. Finalmente lo paralizziamo, ma lui attacca comunque. Rimaniamo con soli 10 PS. Gigassorbimento fa un 40%. Entra la par. Altro gigassorbimento è in range di KO, ma non di cura. Entra di nuovo la par. Gigassorbimento prende il KO. Milotic sferra un geloraggio su Togekiss, portandolo quasi a metà vita. Onda Shock ci fa una sessantina di PS. Un altro geloraggio lo porta a vita rossa. Camilla cura, noi usiamo ripresa. Tre geloraggio mandano al tappeto Togekiss, mentre usiamo altre due volte ripresa per recuperare PS e sfruttare la situazione. Roserade usa Fango Bomba su Togekiss, facendo diversi danni. E Etere Lama fa un ottimo 80%. Fango Bomba ci porta a 42 PS e ci avvelena. Il nostro Etere Lama conclude. Garchomp annienta Lucario con un potentissimo terremoto. KO in un colpo. Entra il suo Garchomp. Glaceon con Geloscheggia toglie un onesto 30%. Terremoto ci fa un centinaio di PS. Usiamo un altro Geloscheggia facendogli consumare la bacca. Dragofuria ci manda al tappeto. Con Vento Gelato avremmo preso il KO. L'ansia di questa situazione paradossale ha avuto la meglio. Entra Milotic. Dragofuria ci lascia vita rossa. Geloraggio prende il KO sull'asso della campionessa. Per Milotic entra Spiritomb. Surf ci fa una cinquantina di PS. Falliamo la prima tossina. Subiamo altri danni. Entra finalmente tossina. Spiritomb va al tappeto. Sacrifico Togekiss e Milotic per far agire la tossina. E assesto anche un geloraggio. È in range di KO. Roserade per via dei suoi 0 EV in speed viene outspeedato da Milotic, che prende il KO. Allo stesso tempo però va al tappeto per i danni inferti dall'avvelenamento. Vinciamo la sfida con Garchomp ancora a piena vita. Ha un che di poetico questa cosa, non credete? Camilla è stata battuta. La nostra Camilla è ufficialmente la campionessa della regione di Sinnoh. Spero che il video vi sia piaciuto. Camilla ha veramente un team divertentissimo da utilizzare. La serie è stata fatta in live e ci siamo divertiti tantissimo. Non è stata ovviamente una challenge impegnativa, ma non era assolutamente quello il suo scopo. Se questo video andrà bene, toccherà a Lance versus Pokémon Soul Silver. Vi ricordo quindi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Un saluto al Tia. Ciao ragazzi!